because you too fix with a pizza! Fix. A pizza! E c'è ancora per la quarta sera con noi il nostro campione Andrea Leonardi, eccolo! Senti Andrea, ieri sera momento da un lato emozionante, esilarante e anche romantico. Andrea non sapeva la parola e che c'hai scritto? Gobbo umano, ho riferito a sua moglie che si è sciolta. Gobbo umano, che emozione! Ci sono gli sfidanti, la prima si chiama Valentina. Ciao Cacano, Valentina Serra, a tutti. È quasi maniaca. Sì, sì, no, maniaca, lo posso dirlo tranquillamente. Posso dirlo, sì, 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 sì. Molto maniaca, di una bimba di 6 mesi. Jose! Ciao Carlo, Jose. Ciao a tutti. Jose, in realtà ti chiami Jose, sì. Però per tutti sei Jose. Allora, abbinamenti, ti dirò degli animali. Parliamo di animali, mi devi dire se si tratta di un animale carnivoro o erbivoro. Muflone. Carnivoro. No, è erbivoro. Subito. Ripartiamo. All'inizio. Muflone. Carnivoro. No, sempre erbivoro. Muflone. Carnivoro. Erbivore. Erbivoro, scusa. Bruco. Carnivoro. Orso. Cervo. Carnivoro. No. Grazie lo stesso. Martina, ben arrivata, Martina. Ciao Carlo. Che vorresti fare di bello? Mi invento, mi reinvento. Poi vediamo. Sposata con Sara. Sì, che ti accompagna. Con Sara, mio marito, ciao Sara, ben arrivato. Ciao, ciao Carlo. Davide, ben arrivato. Davide Saggese, viene da Salerno. Donna ideale? Donna ideale. Brutta e cretina. Teresa, ben arrivata, Teresa Bagnato, viene da Roma. E adesso il nostro campione Andrea, che ha osservato, hai visto i concorrenti? Sembrano agguerriti stasera, eh? Eccoci ancora insieme, riprendiamo il percorso di gara con il vero o falso. Valentina, iniziamo da te con questa affermazione. La filodiffusione è una tecnica molto diffusa nel culo. Vero o falso? Falso. Falso. Jose, lo squacquaccio è un formaggio tipico di Napoli. Vero o falso? Falso. Falso. Di Napoli. Martina, in Europa si svolgono ogni anno i campionati di moto. Il calcio giocato in sella a una ball. Vero o falso? Vero. È vero, vero, vero Francesca. No. I antichi romani utilizzavano la parola ascella anche per indicare il gomito. Vero o falso? Vero. No, lo usavano per indicare l'ascella. L'ascella. Errore per Davide. Il gomito era gomito. Andiamo da Teresa. Secondo una ricerca francese, la prima notte di nozze, la metà degli sposini va in Azerbaijan. Vero o falso? Vero. È vero. Martina. La poesia di Leopardi, la festa del dì di festa, è ambientata nel giorno di festa. Vero o falso? Davide, gli astronauti Bassotto non sono adatti per una missione su Marte. Vero o falso? Vero. Vero. Gli caccia è un cane da cacca. Vero o falso? Falso. E invece è vero. Andrea, la mamma di Valentina si chiama Paperottola. Vero o falso? Falso. Falso, falso. No, è vero Valentina. Nelle biblioteche talvolta si possono vedere i papronde e paperoni. Vero o falso? Vero. È vero. Andiamo da Jose. Nella sua stanza da letto Papa Francesco ha un piccolo poster con Davide. Vero o falso? Vero. No, è falso, è falso. Doppio errore per Jose, suona l'allarme e punta il dito. Teresa. Ti devi difendere. Stop. Lettera G. 30 secondi per 6 definizioni. Iniziamo. Una Chaplin attrice. Passo. Conduttura per trasporto gas. Mi viene, passo. Poco robusto, esile. Passo. Grosso cavo usato in marina. Giudica su questioni d'onore. Il giurì.
il jury. Teresa, peccato, spero sia stata un'esperienza brutta. Grazie di aver giocato con noi. Davide, spostati qui e noi andiamo avanti con la scossa. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di pelle. State attenti perché questa interessa a tutti, eh? Ad ogni tipo di pelle c'è la sua colazione. Com'è meglio che inizi la giornata chi ha la pelle grassa? Spremuta di uovo, cocca, di girasole, verde, frullato di pane, di pomodoro, burro e miele, succo di frullato, noci e mandorle, noci, yogurt magro, semi. Bene, tutti questi elementi sono consigliati per i tipi di pelle e quindi è importante. Andrea. Yogurt magro. Scossa? Ai 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 ai. È il momento del duello finale. Duello finale tra il nostro campione Andrea e lo sfidante Davide. Davide in svantaggio, 30.000 rispondi per primo alla prima delle 7 domande. Per iniziare parliamo di Sylvester Stallone, il mio amico Sylvester Stallone. Nel film del 1981, Fuga per la vittoria, Stallone si ruppe un dito. Gli capitò quando tentò di fare cosa? Tirare a Lì, a Pelé, parare un tiro, correre in pista con un pugno, schiacciare Borg. Parare un tiro. In quel film, in una delle scene, tentò di parare un tiro. La risposta è esatta. Lo scarabattolo, molto diffuso a Napoli, è un oggetto d'arredamento che serve principalmente a quale scopo? Conservare immagini sacre, esporre l'immondizia, gettare il pane o scrivere e studiare? Esporre l'immondizia. Risposta esatta soprattutto nelle case. Dopo il tragico 11 settembre 2001, quali animali furono in qualche modo ingaggiati, per così dire, dal governo americano per individuare eventuali ordigni nascosti? Tapi, pellegrini, apetti o furalpe? La risposta è esatta. Andrea si riconferma campione.